Il conservatorio va indietro al 1793, quando un gruppo di filarmonici trentini crearono una scuola da offrire alla popolazione trentina. Due anni dopo, nel 1795, questa scuola fu assorbita dalla Società Filarmonica. Dopo ci fu un periodo di stasi dovuto alle guerre napoleoniche e finalmente nel 1874 il comune cominciò a gestire questa scuola. Importante la sinergia tra il mondo della musica e le varie istituzioni sociali e culturali. È un rapporto fondamentale in cui la provincia autonoma di Trento crede moltissimo. Tante sono le realtà che si intrecciano sul nostro territorio e tanto il sostegno che la provincia vuole dare ai propri giovani perché crescono con una cultura della musica da spendere poi nelle varie attività e nei vari momenti della propria vita. Pensiamo a quanto anche qui al conservatorio si dia valore e sostegno alla crescita dei nostri giovani in questo importantissimo settore. Ivana Francisci, quanto è importante il lavoro che fate al conservatorio Bonporti e quanto è importante vedere gli allievi amare così tanto la musica? Qual è il suo lavoro? Qual è la sua impressione? Io penso che la musica sia un veicolo fondamentale per l'inclusione degli studenti, per l'acquisizione di competenze e per poter esprimere se stessi in qualche modo. Zanella rappresenta uno di questi cori che hanno tra l'altro fondato la Federazione dei Cori del Trentino, quindi da 63 anni opera in Trentino e porta questa tradizione al di fuori del territorio provinciale e non solo provinciale ma anche nazionale attraverso delle trasferte che vanno dall'America Latina alla Russia e in altre zone del mondo.